Okay. <laughs> ragazze è buon primo maggio <ride> ma che primo maggio primo maggio o primo dicembre ma non saprei non saprei comunque ragazze vi posso dire una cosa non me ne frega niente mi dispiace solo per i miei figli perché Alessia ha il marito libero e mio figlio Marco è pure libero quindi i ragazzi speravano uh, di stare fuori, anche se lo chef, nonché eh, meteorologo eh, personale, eh, mi ha detto che intorno alle 13 eh, si dovrebbe allargare un po' il tempo. Eh, quindi spero appunto per i miei figli che possa, per i miei figli e per tutti quei ragazzi che vogliono farsi le scampagnate, che vogliono stare insieme fuori e mi auguro appunto per loro che veramente la giornata si allarghi, che possa spuntare un po' di sole, un po' di aria a mite. Per quanto riguarda me invece non me ne frega niente, <ride> perché io in casa sto così bene che dico ma perché devo uscire se io sto bene a casa e quindi sono alle prese con le solite cose della mattina, come se fosse una mattina di un giorno qualunque, di un giorno feriale. Eh, a tal proposito infatti eh, devo andare a pulire il bagno perché ho già fatto come al solito già la camera anzi stavo riponendo le cose che ho stirato ieri pomeriggio ecco qua ci sono lenzuola eh, poi qui c'è il nuovo copriletto quello di shane eh, con le rose che ho già lavato e stirato e lo devo conservare a proposito di shane ragazze eh, maia naturalmente è corsa a proposito di shane ragazze vi volevo dire che ieri ho fatto un po di ordini un po perché perché ho ordinato delle cose e ho fatto un primo ordine, poi mi sono ricordata che dovevo prendere altre cose e ne ho fatto un secondo e poi ne ho fatto anche un terzo. <ride> quindi, eh, naturalmente, sono tutti ordini fatti a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro. Quindi, in realtà, poi dovrebbero arrivare tutte cose insieme. Almeno, spero, e eh, diciamo qualche cosa che. Eh, voi conoscete già, infatti, ve lo dico: eh, ho preso altri cinque nastri rosa per le sedie perché eh, nelle confezioni ce n'è cinque quindi se vi ricordate mi rimaneva una sedia uh, senza fiocco senza nastro rosa quindi ne ho preso un'altra confezione quindi posso ultimare le sei sedie attorno al tavolo e poi ehm, gli altri quattro nastri che mi rimangono della appunto di questa ulteriore confezione eh, avevo pensato di metterle nei, negli sgabelli dell'isola oppure anche fuori sulle poltrone, da vedere ragazze, perché appunto posso metterle dove voglio. Eh, e poi ho preso un altro runner. Così eh, chi è che mi segue sempre, sempre assiduamente si ricorderà eh, che questo runner rosa io l'ho ehm, provato pure sull'isola. Eh, avevo chiesto a voi se vi piaceva, e molte di voi mi hanno detto: Sì, sì, Marianna, prendilo perché sta pure bene nell'isola. Eh, poi, naturalmente, ho preso altre cose che eh, vedrete solamente appunto quando mi arriveranno. Speriamo presto. Eh, appunto vi farò vedere poi che cosa sto facendo eh, non si vede bene però lì eh, su quella televisione bianca sull'isola ho messo 31 real time e c'è eh, una scorpacciata per il momento di casa a prima vista dopo casa a prima vista sicuramente ci sarà cortesia per gli ospiti io rivedo tutto perché quando le puntate mi piacciono eh, le rivedo e rivedo volentieri Ok, ragazze, quindi come vedete, Maya mi ha seguita, è vero amore? Allora era qua, mi ha seguita in camera da letto. Io poi sono venuta qua, Vita mia, e lei mi ha seguita qua. Ma che cos'è questo? Ma è un batuffolo, eh. è un batuffolo, un peluche. Vita mia sei tu, vita mia, vita mia, vita mia. Ok, ragazze, quindi vi dicevo che ora vado a fare, vado a pulire il bagno come ogni giorno e poi ragazze passo subito a un restauro, doccia, shampoo, penso anche ai baffetti, eh, un restauro personale il programma di oggi che cosa prevede? Prevede sicuramente un pranzo a casa eh, poi mio marito alle tre mi, mi ha detto che ha la partita del Palermo e quindi mentre lui si vede la partita del Palermo io mi riposo un poco e poi se veramente si dovesse aprire la giornata eh, come mi ha detto lui possiamo scendere per una passeggiata sicuramente <susurra> Ragazze, in questi casi, che si fa? Quando si sta a casa, ma che si fa? Si pulisce, no? Ragazze, vi devo dire che vedo un timido e velato sole, quindi mi sa che il mio meteorologo ci ha preso, ha detto la verità. Ha detto la verità perché per ora sta cominciando, un, vi ripeto, un sole molto timido e velato, quindi se queste nuvole si spazzano un pochino via, intanto non c'è freddo, sto notando che l'aria non è fredda e che veramente si, il sole sembra che si voglia aprire un varco. Ragazzi, vi volevo dire che in questi giorni eh, la fotografa, eh, i fotografi, perché sono più di uno, che hanno fatto il servizio fotografico a mia figlia per il matrimonio, eh, stanno mandando appunto tutte le foto ad Alessia eh, per fare una selezione. Eh, per fargliele scegliere, eh, eh, praticamente Alessia me ne ha passata qualcuna. Io l'ho messa sulla mia galleria Instagram. Quindi, chi è che mi segue su Instagram, eh, vi ricordo: se non mi seguite, io su Instagram sono Petit Maison Blanche. Che significa la mia piccola casa bianca in francese. Ve lo ripeto: Ma Petit Maison Blanche. Quindi eh, per chi non mi segue, se mi vuole seguire e appunto trovate nella mia gallery tutto quello che io pubblico su youtube eh, molto spesso lo faccio vedere tradotto in foto eh, su appunto su instagram e per il momento ho caricato qualche foto di alessia qualche foto mia di mio figlio tutte foto che diciamo eh, riguardano le nozze quindi se volete andare a guardarle cercatemi su instagram e guardatevele Dai, dai, apriti, apriti non per me, ma per i miei figli e per tutti i giovani che vogliono stare fuori. Ragazze, volevo precisare poco fa quando ho detto c'è il tempo brutto, ma non me ne frega niente. Non me ne frega niente nel senso che non, non sono rimasta male. Eh, che non sto uscendo, che non sto andando a fare chissà che cosa perché sapete che io adoro il sole, adoro le belle giornate. Eh, specialmente da quando abito in questa casa mi sento veramente come se fossi in villeggiatura tutto l'anno. Naturalmente, poi ho un rapporto pessimo con le giornate calde dell'estate quando ci sono 40 gradi. Eh, sapete, ho il problema del sudore. Eh, però io amo il sole e eh, amo eh, le belle giornate quindi non vorrei creare equivoci eh, che io sono una persona a cui non piacciono le belle giornate e il sole assolutamente va bene ragazzi allora eh, quasi asciugato ho rimesso a posto eh, il tappeto e ora mi sono preparata eh, tutto il cambio perché ora mi voglio fare una bella doccia ho messo il tappeto a terra e quindi ora una bellissima uh, pulizia personale: doccia, shampoo, maschera e poi vi ripeto, penso che eh, dovrò fare i baffetti perché mi pare, sì, domenica. Domenica sono uscita. E mi ricordo che me li vedevo e me ne sono tolto eh, qualcuno con la pinzetta perché oramai mi stavo truccando. Quindi ne ho strappato qualcuno con la pinzetta. Oggi invece eh, strisce eh, con la ceretta eh, di Licia che sono bellissime. Ragazze, ho finito ora di farmi la doccia. Sono l'una meno dieci, meno otto minuti. Lo chef ancora non è arrivato. Allora, raga, vi volevo parlare di questo prodotto. Eh, ve ne ho parlato tanto, tanto tempo fa. E eh, siccome ora l'ho utilizzato, ve ne voglio parlare. Allora, questo prodotto io lo compro la prima volta una quindicina di anni fa. E non esagero. Eh, dunque, questa è una specie di mousse per il liscio perfetto vedete? Crema districante liscio perfetto. Eh, la prima volta che lo comprai, forse ne utilizzai molto e appunto, dopo lo shampoo, misi questa cosa e mi vennero i capelli tutti unti, sembravano sporchi. Io ero disperata perché eh, quella sera avevo una cena. Non potevo rifarmi lo shampoo. E mi, ricord mi ricordo che poi, naturalmente, non lo buttai, ma lo misi da parte proprio, non ne volevo più sapere. Succede che qualche annetto fa, forse un anno fa per errore lo ricompro perché io sono sempre in cerca di prodotti che tolgano il crespo lo sapete che facciano il liscio perfetto e quindi che succede che lo ricompro quando vado per provarlo mi ricordo ho questo flashback mi ricordo che io questo prodotto lo avevo già utilizzato e che non mi era piaciuto per niente ma mi pare che gli do una seconda chance lo riutilizzo ma sicuramente la quantità è sempre sbagliata. Una di voi, eh, appunto, che mi ha sentito, ha visto il video dove parlavo di questo prodotto e mi ha detto: Marianna, ma ne devi mettere proprio una nocciolina, piccolissima, piccolissima, perché altrimenti in effetti ti unge i capelli. Allora, stamattina l'ho riutilizzato, ne ho utilizzato che vi posso dire una quantità, quanto un fagiolo, quanto una nocciolina, poco, e l'ho messo solo sulle punte, non in tutta la testa. E devo dire, che eh, non mi ha unto i capelli per niente e adesso vediamo quanto mi dura questo liscio. Quindi ho dato una seconda possibilità, vediamo come reagisce. Nel frattempo si è ritirato lo chef, si è ritirato lo chef. Lui è goloso, si compra i plum cake, questi qua eh, con yogurt magro, a me invece mi compra quelli mh, con farina cioè, mh, integrale. Devo dire che fa bene perché sono io che glielo chiedo, lui invece si compra questi. Va bene ragazzi, allora siccome qui continua la scorpacciata dei miei programmi preferiti, ora dovrebbero fare cortesie per gli ospiti. Eh, mi vado a posizionare sul divano perché sono stanca. E mi godo qualche puntata. Io vi saluto e vi dico di nuovo buon primo maggio. Ciao!